Allora siamo proprio ad Adriatico, Mediterraneo, questo festival che catalizza sicuramente l'attenzione del capoluogo e non solo, con tanti spettacoli, tanti eventi, il festival che noi seguiamo naturalmente in quelle che sono le fasi importanti e imperdibili. Eh sì, abbiamo iniziato bene. Oggi domenica 31 agosto, un concerto questa sera con Raiz e il Radicanto. E qui con noi c'è Raiz. Ben trovato, buongiorno. Grazie, buongiorno, ciao. Raiz, storica voce degli Alma Megretta, insieme a Radicanto, questo gruppo barese di musica popolare, proporranno questa sera alla Mole Van Vitelliana di Ancona una musica mediterranea, ho letto, meticcia. Proporrete un viaggio, che storie ci racconterete questa sera? Ma io nella mia da sempre, no? Mi piace fare i viaggi con la musica, anche con Gianna Negretta e con Fausto Mesolera, il chitarrista di Aventura, con il quale sto lavorando anche in questo periodo. Abbiamo fatto appena adesso un disco che si chiama Dago Red. Con i Radicanto lavoro da tantissimo tempo e ci divertiamo a lavorare sulla musica mediterranea, proponendo una specie di musica mediterranea che chiamiamo immaginaria, perché è una musica che è come se non avesse, è come se prevedesse un Mediterraneo senza confini, senza conflitti, senza nord, senza sud, senza est, senza ovest, insomma, una cosa abbastanza difficile da immaginare oggi, ma che sarebbe bello cominciare ad immaginare, perché appunto se non si immaginano le cose poi non si realizzano nemmeno mai. E quindi parte come punto, come pretesto, come spunto. Lavoriamo su delle canzoni degli Alma Megretta che ho scritto, perché Alma Megretta le canzoni che hanno delle linee di canto più assimilabili alla canzone mediterranea in generale, ci lavoriamo su strumenti tradizionali Anche che perché hanno valido dalla loro studiate esperienza. molto, no? Tra musiche del passato, le studiate, le riarrangiate, le riadattate. Sì, ci mettiamo molto, ma senza nessuna pretesa intellettualistica o filologica, facciamo tutto in maniera molto spontanea, quindi è tutto molto come se suona bene, va bene, insomma, anche se non rispetta nessun canone di musica colta, cioè assolutamente non ci avventuriamo in quel come dire, Ambiente. recinto sacro. Sì. No, facciamo fondamentalmente canzoni, prendiamo, insomma, magari una canzone degli Alma Megretta e la rendiamo ancora più mediterranea di quella che è. Teniamo il dialetto, la lingua napoletana, spingendo, no, spingendola, allung facendola allungare ancora di più verso il Mediterraneo dell'Est. E questo è il nostro divertimento. Poi c'è tanto, no? Perché mettiamo insieme roba andalusa, roba della tradizione sefardita, con la musica napoletana. È un misto, un mischione, insomma, c'è moltissimo chiaramente come dire, allusione alla musica del Mediterraneo dell'Est, che vuol dire quella che comunicamente viene detta musica araba, ma che sarebbe riduttiva, ma è musica araba, insomma, ed è quella che appunto abbraccia tutto il Mediterraneo dell'Est, dalla Turchia fino all'Egitto, ecco, in quell'arco meraviglioso, in quella mezzaluna meravigliosa che c'è dalla Turchia fino all'Egitto. E Quindi quindi siamo lì. la vostra performance rientra perfettamente in quello che è l'obiettivo comunque di Adriatico Mediterraneo, Raiz, no? Sì, un tentativo di portare così, appunto, di rendere il Mediterraneo, italiano protagonista, eco-protagonista del Mediterraneo internazionale, cioè quindi guardare al Mediterraneo come una terra omogenea, come una regione omogenea, con tante differenze senz'altro, ma appunto si cerca di guardare probabilmente il bicchiere mezzo pieno piuttosto che quello vuoto, che quello delle differenze, no? Che poi ci porta, ecco, oggi penso che più che mai è doveroso per uomini che si propongono anche di perseguire la pace, come dire, vedere un mondo con un futuro, guardare a dove ci assomigliamo. Sicuramente nel Mediterraneo ci sono oggi tante differenze e tante spinte verso l'intransigenza. Noi con questo progetto diciamo la nostra modesta parola per la moderazione, per la composizione dei conflitti, per il compromesso che deve essere sempre tenuto presente, perché è la cosa importante, perché significa convivenza, coesistenza. Ricordiamo allora, Raiz, il concerto di questa sera sul palco della Corte della Mole di Ancona, un concerto potente ma anche raffinato al tempo stesso, con un sacco di ritmo incalzante. Allora, in bocca al lupo e a stasera. Grazie. Allora, come dice, viva il lupo, allora. Bravo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.